È un onore per me vedervi così tanti, numerosi. Grazie Francisco, nice to meet you, welcome. Stiamo facendo di tutto e di più per restare in contatto in questo momento molto, molto particolare. La musica unisce. Ieri era la nostra giornata della musica. Qualche anno fa abbiamo festeggiato. Oggi arriviamo con 24 ore di ritardo, ma iniziamo un nuovo cammino. Il fatto di poter avere l'opportunità di incontrare quello che voi sarete un domani, per me è la forza per poter sostenere chi oggi con tanta fatica cerca di trovare il modo di ritornare in presenza anche poco alla volta, pochi alla volta, per poter riacquistare una vicinanza che la musica comunque attiva, ma per poter essere capaci di attivare questa magia, c'è bisogno di imparare anche in presenza. Lo stiamo facendo, molti dei vostri docenti, e mi rivolgo agli allievi del liceo musicale, stanno progettando le strategie migliori per poter tornare a scuola in presenza con la sicurezza che questo momento ci impone. Ma anche se ognuno a casa propria per mantenere un contatto che sia comunque di garanzia di un non contagio, la qualità di questi incontri e l'energia di questi giovani europei che siamo noi e che sarete voi un domani è veramente la più grande speranza che costruiamo oggi per poter suonare insieme e armonizzarci per un mondo migliore, diciamo così, non soltanto per la nostra scuola, ma perché ciascuna e ciascuno di voi possa realizzare i propri sogni. Grazie, grazie davvero. Grazie a lei, Preside. Ok, Francisco, ha scomprendito più o meno. Praticamente tutto, grazie. Bien, muy bien. Allora, voy a hablar un poquitino en inglés, entonces todos van a comprender, otra vía es más complicado. Well, okay, if you wish, you can talk a little bit in Spanish, in English, I would prefer, and then try to Buongiorno. translate. It's about 65 people that we have connected, and as you know, the majority of them are our students, our teachers, and we are lucky to have lots of kids from the primary school. And so they are between 12 and 14, and then we go until 19. So you can imagine that many of our students are just at the beginning of their let's say, journey of studies. And in that sense, it's obvious that we have asked you to unlight this destiny. In the first part of this lesson, we will obviously show your videos that we have made with subtitles. But before that, I would ask you please to talk a little bit as in the way you would prefer. You can talk about what brought you to the UIO, for example, no? That we have this common little parenthesis of our life through the European Union Youth Orchestra. So I give you the word. Please enjoy. Thank you. Hello everyone. Ciao a tutti. I hope you are well. Well, in the UIO, I was getting to know when I was studying already in my bachelor, when I was 18, 19 years old, speaking with some friends. They were speaking about this famous European Union Youth Orchestra I never heard before. And then I was like, oh, let's see. I was reading a bit, listening some videos, and I was like, wow, this sounds very good. I wish I could ever play there, but it is very high level and I was never expecting to be there. So then I started practicing better to improve myself, my own techniques, my sound,
But also, yeah, dreaming about being a part of the UIO, but never really thinking that it was possible, right? And then I remember I did one audition, I didn't enter. And the year after, when I did the other one and I got to the reserve list, I was so happy. Then later in this summer, they invited me, and then I was like crazy. This was a dream for me. Then I was the year after. And it was like, really, like, it was nothing I was expecting before. And for me, it was like a present from life, a kind of present that I received after my hard practice, doing what my teachers were telling me, listening to music, trying to play as good as I could. So it was more a present that the life gave me. Than Francisco, I will translate a little bit. Eh? Yeah, of course. Okay, quindi ci sta spiegando che lui all'inizio della sua storia da giovane studente sognava di poter appartenere a un'orchestra del genere con un livello così alto e ne aveva sentito parlare da alcuni amici. Quindi per i primi anni lui sognava e basta. Però si è motivato dal fatto che ha appreso che questa orchestra, questa realtà esistesse. Quindi ha cominciato a studiare sempre meglio e sognava soltanto questa opportunità, diciamo. Un bel giorno Francisco fa l'audizione e viene messo nella panchina dell'EUIO e questo già per lui fu un'esplosione, diciamo così, un grande regalo della vita. Questo non lo ha comunque, come si dice, abbattuto, perché ve l'ho appena detto, no? Lui l'ha vissuta come una grandissima esperienza positiva. Quindi ci ha riprovato finché gli è successo davvero, che lo hanno preso e quindi per lui è stato il giorno più bello della sua vita. Francisco, if you don't mind, I would just give them the videos we prepared and then we go on this way. So, a little bit of talking, a little bit of lesson and a little bit of translation and we use as well as we can our time, okay? So, ragazzi, sulla chat vi mettiamo un video che abbiamo realizzato insieme a Francisco qualche giorno fa, con dei sottotitoli così che ci risparmiamo l'introduzione iniziale e usiamo meglio il tempo per fare un po' di lezione e sentirlo suonare e magari sentire suonare qualcuno di voi. Ok, al mio 3 scatenatevi con YouTube. Eccolo qua, è sulla chat, spero vi sia arrivato, datemi un cenno. Ok. Oh, Francisco, what a wonderful presentation, huh? Maybe not everyone has seen it yet. Thank you very much. Avete finito tutti di guardare il video? C'è qualcuno che ancora sta guardando? Va bene. Ok, Francisco, please. You can start. Yeah, well. First of all, I would like to tell you, if someone is not understanding something, just tell me, or Emiliano is helping us, okay? Se non capite qualcosa, io traduco, voi dovete dircelo tramite chat, come volete, io traduco. Perfect. First things I like to do when I am starting playing in my day, I always like to feel as good as possible. There will be days, as I said, that I will be feeling a bit better, days that I will be feeling a bit worse. But some days we have to practice, we have one rehearsal, or we are meeting our friends, we are having a class, we have to go. Okay, good. Important is our attitude, it is very important. And I like to recommend you that your mouthpiece, il bocchino, okay, if you have one little cloth, you cover it, and you put it in the pocket. So it is a bit warm, a bit. So when we are about to warm up, we already feel that the mouthpiece is a bit warm, not very cold. Okay. Sometimes you just have to organize yourself to give me the time to translate quickly. I will just make it very short, but so then they feel in the flow. Quindi Francisco ci ha appena detto che esattamente quando voi dovete fare una prova, quando dovete studiare, quando dovete fare, diciamo, l'attività giornaliera dello studio e della professione, dovete sempre essere in condizioni di avere un bocchino pronto e caldo nel vostro taschino. Questo perché generalmente nel riscaldarci perdiamo la maggior parte del tempo e dell'ispirazione che riguarda proprio l'effettiva messa in pratica di quelli che sono i nostri obiettivi.
Quindi nel momento in cui voi decidete di studiare alle 3 e cominciate praticamente con il bocchino a scaldarvi alle 3, inizierete a studiare probabilmente alle 4 già demotivati, perché il problema è che il bocchino è freddo, vi toglie molte energie. Ok, a questo punto... Then I like to do some little breathing exercises. Some days I practice this one, another day another. Today I will introduce one very short, but I like it a lot, and it is very effective to breathe free, breathe out, and breathe in. Ok, Francisco adesso ci introdurrà una serie di esercizi per la respirazione che praticamente lui alterna, e in modo preciso oggi ce ne farà vedere uno che ci permetterebbe di respirare in maniera molto molto libera, in modo tale da non comprimere nessuna parte coinvolta nella respirazione musicale, ecco ragazzi, perché effettivamente noi respiriamo tutti, ma respirare a tempo, respirare in modo tale da rendere la tromba o il flauto o il violino o il clarinetto, ecco, efficienti, è tutt'altro discorso. All right, Francisco, you can go. Ok, I use the metronome 60, but it can be 70, it can be 50, more or less, but something relaxed. Good. Okay. Francisco usa il metronomo, quindi intorno a 60 la semi minima. Lui dice che potete metterlo più veloce o più lento, come preferite, ma comunque l'obiettivo è rilassante. And then I am breathing in 4 beats, 4 in, 4 out. Then 5 in, 5 out. 6, 6, 7, 7, until 10. 10 in, 10 out. And I am moving my arms. Wait a second. I am moving my arms. When I am breathing in, I move like this. 4. 1, 2, 3, 4. Out. So okay. I am breathing in with the arms up, breathing out with the arms down. Ok, quindi lui praticamente usa questo metodo di riscaldamento per la respirazione che coinvolge appunto il metronomo, come vi abbiamo detto prima, su una misurazione, su una pulsazione sulla quale lui regola comunque il movimento delle braccia, sia in entrata dell'aria sia in uscita. Lo fa durare 4 volte in entrata e 4 volte in uscita, e così via dicendo, per aumentare fino a 10. Francisco, you can give us a chance to try out, or you just show us how to do it, one section all. Yeah, can you hear the metronome? Yes, we do. Thank you. Okay, so I will start counting 4 for breathing out, and then the next one is going up. Okay, so 1, 2, out, starting 1, 2 in, 3, 4 out, 3, 4 in, 5, 1, 2, 3, 4, 5 fuori. Ok, you can go on. Questa è la sessione da 6, quindi 6 colpi dentro, 6 colpi fuori. So you go through this exercise as much as you can every time. Until 10. Quindi lui va in questo modo fino a 10. E questa è una sessione che lui considera completa per, let's say, to warm up. You do this to warm up your lungs and not the rhythm session, the pulse, the flow of the air. Quindi lui in questo modo si riscalda un pochettino l'apparato respiratorio e giustamente organizza il flusso d'aria per quello che poi lo aspetta, quello che è un concerto, quello che è qualsiasi cosa. Please go on. It's very interesting. Thank you. Thank you. Then some days, if you feel that you are comfortable and you want to go a bit longer, you can breathe in 11, 11, 12, 12, until 20, for example, if you want to, or starting in 4 and stopping at 8. It is okay. Starting in 8, stopping in 15. It is up to you. You try a bit longer
a bit shorter. The very important aspect, the most important for me, in my opinion, is that the air is going out very easy. You are just letting the air go and you accompany the air going and you let it go in and you just go with it. You don't do this, you don't need. You don't need to breathe in your normal life and to play the trumpet neither. It's, but the, you know, the trumpet sometimes is like, oh, it's difficult. No, no, we don't need it. Relax. In and out. Quindi Francisco giustamente ci fa notare che questo esercizio ha un senso se noi non forziamo minimamente la respirazione, perché come dice giustamente anche lui, già nella vita noi non dobbiamo avere questa presunzione di forzarci e forzare l'aria. Immaginiamo se poi questo lo andiamo a trasportare sullo strumento che è poi la tromba, diventa problematico. Infatti lui sottolineava che un'abitudine sbagliata è proprio quella di un rapporto, diciamo, contorto con l'aria da parte dei trombettisti, che molto spesso si trovano con un approccio, diciamo, rigido, quindi difficoltoso, e la prima reazione è quella di andare lì a forzare l'aria. Lui faceva proprio... Ecco, evitare, imparare a suonare nella maniera più comoda e nella maniera più naturale, con l'aria naturale. Grazie, Francisco. Che bien, muchas gracias. De nada. If you like it, it is very simple, but I think it is very effective and it makes you also more relaxed and more focused. Like you are feeling here with the breathing. Then, as now we are ready with the mouthpiece, okay, it's warm, I will just speak a bit of the importance of the good posture and then we start playing a bit, okay? Ok, thank you. Quindi adesso lui tira fuori quello che è il bocchino che lui già prima aveva messo in tasca per tenerselo bello caldo. Ci fa vedere un paio di esercizietti fondamentali per la postura, e da quel momento in poi praticamente cominceremo a suonare. Francisco, I see that between the chat there are some of our students who have a question already. Do you mind if I... Yeah, go. Okay, so Leonardo... I will ask you... Sì, prof, posso parlare oppure devo scrivere? No, puoi parlare anche in inglese o se vuoi ti traduco io. Okay, if we hand... the air inhaling, what we have to do? Sorry, if you are inhaling and what happens? What happens? If we hand our air inhaling, what we have to do? We are in the sixth times and non so, prof, se posso aiutarti in italiano? Dimmi in italiano. Mentre ispiriamo, se finiamo l'aria, cosa dovremmo fare? Ah, ok. Francisco, the question is very simple. So, he lost one. Okay. So, basically, he says, in case I'm doing this exercise, and unfortunately, you know, when I am inhaling, I have no extra space to go until number six or number eight. What should I do? That's very important. Why am I moving the arms? Because, sorry, it is not very visible, but I will move here. Maybe you see me better. Yes, you see me better now. So, yes. With my arms, I am counting. One, two, three. Here is three, is the middle. Four, five, six. So, moving the arms down. One, two, three, four, five, six. So, I am giving with the arms the signals to my brain that the air is going very counted. So here I am half full. Okay. Here I am all full. And then going out the same, half. So Francisco, you would say that in case something was miscounted, it's the case to start again, right? Yeah, you stop, breathe out, relax. Okay. And you don't take too much in the beginning. So you don't do... I am full. No. Exactly. Ok, quindi Leonardo, in altre parole, lui ti sta spiegando che questo esercizio è anche per imparare a misurare, diciamo così, il nostro spazio. Lui giustamente ti dice che attraverso le braccia tu puoi fare una misurazione visiva dello spazio all'interno dei tuoi polmoni, capisci? Quindi la soluzione alla tua domanda è semplice: se hai toppato, ricominci da capo. Con l'obiettivo di imparare a misurare, no?
Quindi lui ti dice, quando le braccia sono all'altezza delle spalle, sei a metà strada, no? Quindi i tuoi polmoni sono mezzo pieni e mezzo vuoti. Quindi è il dosaggio dell'aria fino all'apice dell'esercizio per tornare indietro. È chiaro? Certo, prof, grazie. Thank you. Magnifico. Ok. Francisco, please, go on. So, as for the posture, it is very important to be in balance. So we are not very like this or like this, but we are in the middle, no? We are straight, or with the arms a bit like that, or to the left. Okay, so we are in balance. But the balance is important with the freedom. So it is important that you are having a good posture, but that you feel free. You are not in tension to be very straight, like the wood. We don't want straight but strong, but straight but flexible. And if you need to move a bit for the phrasing, for the breathing, you are free, but with a good posture. Imagine that you have a little string going up, then you stay, and you are up, but relaxed. Ok, quindi Francesco giustamente ci dice, una volta che siamo caldi, il bocchino è caldo, dobbiamo sempre prenderci cura della nostra posizione del corpo. Considerato che stiamo parlando di una esercitazione domestica, magari ecco giornaliera, quello che ci auguriamo, molto ordinata, è importante ricordare che una buona postura è quella che praticamente non ha né una asimmetria in avanti né laterale, e che possiamo immaginarla soprattutto libera. Quindi è importante che voi siate giustamente, diciamo così, dritti, per modo di dire, ma non rigidi. Noi non dobbiamo decidere di essere rigidi, ma in equilibrio, liberamente. Lui ci faceva un esempio, un'immagine mentale che può aiutarci attraverso un filo che, legato alla nostra testa, ci tira su e ci rende appunto leggeri, ma dritti. Ok, Francisco, Stan, you can go on. Mucho bien. Very good. Then the first exercises I like to do every day, or now in the afternoon, I was working in the morning, giving some classes, playing. I have a break, I eat, and then I am starting again. So when I start, I always like to do a little bit of long tones, something easy, relaxed, and I apply my breathing in and out, very relaxed, the same with an instrument. I just play one note, do or sol, the one I like more, but free. Okay. Quindi Francisco giustamente dice, in qualsiasi occasione io considero l'inizio del mio studio, anche se ho già studiato, ho già suonato, però magari ho fatto una pausa, poi riprendo lo studio, no? Quindi lui che cosa dice? Lui fa sempre un esercizio che è alla base di tutti quanti gli esercizi, che è quello di fare delle note lunghe. Queste note lunghe però, giustamente, lui cerca di farle considerando l'esercizio di respirazione che vi ha spiegato prima. Quindi lui fa le note lunghe implementando l'esercizio sull'aria, quello in cui l'aria esce più libera possibile. Please, give us an example. If I feel more into the low register, if I feel more into the high one. Quindi lui praticamente lo fa secondo come si sente. No, you can play, I will talk underneath. Quindi quando lui praticamente si sente di andare un po' più giù, continua ad esercitarsi sul primo registro o anche più, oppure magari è giornata giusta e comincia a salire. Questo, ragazzi, è molto legato alla percezione di voi, e questa si costruisce anche con la fiducia in se stessi e con i propri. Conoscere lo strumento è anche un po' conoscere se stessi. Ok. Then the other thing I like to do with the long tones, sì, is one exercise, maybe you know, maybe you heard, but you don't know. It is called bending, and it means from English to bend the sound, no? To make it a bit like going different. A bit. Mm-hmm. So we play with the instrument
and with our sound. Ok, quindi un altro esercizio, non so, lui dice, si chiedeva se lo aveste già conosciuto, è quello di piegare il suono. Io credo che lui intenda, che lui stia parlando di intonazione. Is that right? You're talking about not bending the quality of the sound, but the intonation of it. So it's about flexibility, correct? Quindi praticamente ci sta spiegando che un buon esercizio dopo le note lunghe, magari generalmente un po' più rigidine, si può cominciare a lavorare sulla flessibilità. E questo esercizio si chiama bending, quindi piegare, dall'inglese. Ok, questo era l'esempio. Ok, I play with the real, and then the second is with the air. Yeah. Okay, so let me ask you something. When you do the bending, because also with the flute we do that, an exercise that we do with the lips. So we chose which one of the lips go further compared to the other one, and of course, if you go with the upper lip, you go down. And how do you do that on the you wanna give us a focus on it? Yeah, the focus for me is to look for the very good sound when you are coming back to the real note after the bending. Because And you do it with the lips, correct? Yeah, but I don't think too much into the lips. It's more like in the air, you look for the sound and the lips go after the way you look. So it's not something that you have to really look for it, but it's more like a bit you look for it and the lips react to the air passing through them. Do you understand? Yeah, exactly. Yes, of course. There's this famous tuba teachers. What was his name? He wrote a book about it. Arnold Jacobs. Exactly, yes. Quindi il principio che ci sta spiegando è quello in cui ovviamente noi controlliamo prima con le dita per crearlo in modo molto chiaro questo semitono, no? Ma quello che poi lui va a realizzare senza dita è con l'aria e quindi evidentemente anche con le labbra. Lui ci spiega, l'importante non è comandare le labbra di fare questa cosa, ma è di sentire come si muove l'aria in modo tale che una volta che immaginate come deve suonare, le labbra seguiranno. Questo principio è molto ben descritto anche da Jacobs, che è uno dei più grandi tubisti della storia, che per tutti voi ottoni ragazzi ha effettivamente manipolato il materiale didattico in modo tale da renderlo estremamente didascalico. Questo era un buon esercizio, se ci sono domande altrimenti andiamo avanti. Credo che non ci siano domande, quindi please go on. Important. We move in the bending with a glissando, yes? So we are not forcing the air down or up, but we are more playing, transforming a bit the sound with the air. And why do I like this exercise so much? Look, imagine, if this is my sound, we want to play in the middle, so 100% of the air we blow is the sound. If we are a bit too high with the tension and in the intonation also, but this mostly because we are pressing a bit too much, or a bit too low because we are a bit like with the air, not enough energy, then some part of the air is going out. It's not 100% the sound, or if we are too high also, we lose the air. So we want to play in the middle. So normally brass, we are a bit in tension, so we are playing a bit high, so we go out of the tone with the bending, and when we go up again with the glissando, we stop exactly at the middle, and we hear better sound, and we feel how the air is going through the lips more, much more easy, much easier. Okay. We feel the, Maybe I should tell them this. Yeah, please, translate. If you have questions, tell me, but you understood, Emiliano? Yeah, exactly, yes, thank you. Quindi ci stava spiegando, no? Lui ha creato questa posizione per farci immaginare il range, per darci una visuale del range in cui lui immagina l'aria. Quindi che cosa succede? Lui ci dice, lui ama questo esercizio perché può esercitare praticamente le sue orecchie, la sua tecnica, diciamo tutto il suo sistema fisico ed immaginativo all'interno di questo range che lui colloca al centro. Perché? Perché se lui, appunto, ci stava spiegando, va un po' verso, diciamo, il lato superiore dell'aspetto tecnico, dove le cose si tendono particolarmente a livello fisico,
oltre ad avere una pessima intonazione, cioè saremo crescenti e tutto il resto, perderemo quell'aria che va a superare quel range dove le cose funzionano invece perfettamente e sono facili. Se invece vai al di sotto, lui ti dice sei galante e poi appunto, come dire, no? Noi diciamo in Italia ti sbraghi, ecco. E quindi in quel caso lì, oltre a essere galante, è una perdita in negativo. Quindi collocarsi al centro, sperimentando gli estremi, senza forzare, è una buona soluzione per trovare un po' se stessi nella comodità, nell'agilità, ma soprattutto nell'efficienza. Please. So I would repeat so you can hear. Adesso ripete. So I look for the sound easy going. I repeat with one half a tone lower, one semitone lower. Adesso lo rifà mezzo tono sotto. We feel the vibration of the instrument, the sound, the lips, very relaxed. Quindi sì, ecco, comincia a sentire che sull'ottava di sotto comincia proprio a rilassarsi, a godersi l'esperienza, no? Ok. We keep going until sol, fa sostenido, sol, fa, sol. Ok, quindi lui arriva fino a fa, sol, fa diesis, che sarebbe, credo, is that the last note you can play or why? Yeah, we can do also fa sostenido and then depending to the fa natural. Okay. Or use the other hand. Yeah. Ok. Quindi lui arriverà a fa diesis, usa il pistone, altrimenti ci deve lavorare con l'altra mano e non è più l'esercizio, cioè si perde il senso. Ok, yeah. Please go on. Or I do twice the bending with the fa diesis. Yeah, okay. And then if I pull out the triggers, yes. I can do also fa natural. Ok. Quindi si può arrivare al fa, muovendo, allungando la tromba. Come si... I feel okay. The air very simple. Later, if we want to practice a bit of bending, a bit high, we can start in the sol. A bit higher in the do. Quindi adesso sto dando una dimostrazione del fatto che si può fare anche salendo, chiaramente cambiando la tonalità di riferimento, no? Il tono di riferimento. Quindi dove andiamo? We go as more difficult because the range harmonic, the harmonics are closer. So when you go into the mi, the do is very close. Very close. Then so for you, do to the lower and sol until do is very good. If you want to practice the do, this is good also. It's already something. Maybe you start in 2 or 3 weeks. A bit you try and you see what is good for everyone. Ok, quindi ci stava spiegando che effettivamente noi più saliamo più perdiamo armonici, perché voi come sapete gli armonici molto spesso gli strumenti a fiato si trovano una quinta, un'ottava, una tredicesima e così via sopra. Più saliamo più li togliamo, giustamente, no? Noi li andiamo a coltivare in discesa rispetto alla nota di riferimento, che è quella strutturale o primaria. Quindi lui che cosa vi stava dicendo? È possibile lavorare sui registri più alti, ma sappiate che il range, il modello, il numero di armonici che potete configurare con questo esercizio si riducono notevolmente. Quindi lui vi ha dato questo consiglio. In questa fascia d'età, già se fate questo esercizio, dopo che vi siete scaldati con l'esercizio per la respirazione, dopo che il vostro bocchino è caldo, state già un passo avanti nella via della flessibilità e della libertà. Thank you, Francisco. Please. Then, other exercises I like to work. And it depends on the day, how I feel, how I want to
practice a bit. I don't like to warm up more than 10, 15 minutes. Okay, sometimes we are mixing in the brass instruments. Maybe in Italy you are better with this discipline. But oh, I don't think so. We always want to warm up for 1 hour. 3 days. And then it's like, what? This is not to warm up. That I am already prepared to play, if not everything, almost. I go a bit high if I want, but it is enough. But we want to warm up more, and then we are doing some techniques, but it's not warming up. It's something different. It's so, testing, huh? Yeah. So it's like, I can't do, but you can. If you were yesterday doing it, the day before, you can do it. Just trust yourself. So if you want to tell them, this, yes, I say 2 or 3 more exercises, so they have some amazing idea. thank you, it is going really well. So quindi ragazzi, lui ci sta spiegando che innanzitutto il grande e pessimo vizio di scaldarsi all'infinito deve morire nel momento in cui decidete di fare la professione, perché se uno si scalda tutti i giorni, non è che diciamo, se ti scaldi lunedì e funziona tutto per un quarto d'ora, che è sufficiente, non è che il martedì bisogna farlo diventare da 3 ore o 3 giorni, cosa tipica soprattutto in orchestra, giusto Francisco? In orchestra ci si scalda per ore e poi si è già nervosi, perché spesso si va a testare addirittura l'esercizio di tecnica, che non è una buona ricetta per sentire la fiducia in se stessi. Poi ci stava spiegando che una cosa fondamentale è proprio questa, cioè quando avete individuato ciò che vi scalda, non andate oltre quando non serve, perché quello che dovete fare è imparare ad affidarvi a voi stessi, avere fiducia in voi stessi. Vale? Vamos. So, if you want to practice a bit of an exercise of this or that trumpet players, the ones I like the most is Chigovich, Clark, and then you can just do a bit of flexibility from violin. It's very simple. So, or invent your own exercises, something you like. I like this. Okay, do it. Enjoy. The most important is that the sound is very good. Remember, music is thought. The existence of music is to be heard. So we need to have a beautiful sound. Every composer is writing because he wants his music to be listened. We, musicians, performers, we play for someone to listen to us. So remember always that the sound, the quality of the sound, the intonation, this is the most important. Remember that music is to be heard. And when you have this in mind, you play thinking in the public. And then you are feeling how the sound is as good as you can. And if you use a recording machine and check how good you play, or this note is in tone, or this note is smooth, then you are doing good. If you are with a boom, boom, every note like this with a bit of accent, then it's not so good. You have to be relaxed and everything the same. And then later, when you want the accents, you put the accent, you play the accent, but when you want, not when the instrument is doing it, because you don't have the control. And this, in my opinion, very simple exercises, but with very good quality, is the difference and what will make you play very good and then enjoy. Yes, I can play whatever I want. Look, I play very good. And then you play for your family, your friends, and every public in the EUYO orchestra and everywhere in the world, and everyone likes how you play. Yeah. Quindi giustamente lui vi sta dicendo, quando decidete che è il momento di studiare, di costruire, sappiate due cose. La prima è che qualsiasi compositore ha scritto la sua musica per essere ascoltata, e la seconda è sappiate che se siete voi quelli che la devono suonare, dovete pensare ad avere un bel suono e presentarla nel modo migliore. Quindi senza fare grandi salti nella vita, è importante che in questa fase voi impariate a godervi il vostro studio. Come si fa a enjoy? Come si fa a godersi il proprio studio? Abbiate semplicemente il coraggio di studiare cose semplici che potete fare rendendole molto belle. Come si fa? Allora, ci ha dato due spunti. Il primo è il seguente. Senza accenti non voluti. Quindi quando state studiando qualcosa, diciamo così, una frase, un esercizio, o vi state semplicemente scaldando, qualsiasi cosa che stiate facendo con la tromba,
Se ci sono accenti non voluti, state già prendendo la strada sbagliata. Gli accenti devono essere voluti e consapevoli, perché se l'accento viene fuori da un, chiamiamo così, inesattezza o insicurezza, oppure un non controllo della situazione e della qualità del suono, vi state separando dal seminato migliore, cioè quello che poi vi farà godere di quello che avete strutturato, studiato, costruito. E giustamente, come dice Francisco, prima o poi qualcuno della vostra famiglia vi ascolta, poi quel qualcuno della vostra famiglia che all'inizio vi tollera, perché se suonate in maniera inconsapevole voi gli chiedete un esercizio, diciamo così, un sacrificio, no? Invece se voi imparate a studiare in modo tale da essere sempre lì a cercare la bellezza, anche in casa chi vi ascolta gode con voi e sarà più facile in futuro fare musica per gli altri rappresentando i compositori scelti. Ok, Francisco? So, one example of Chikovich, maybe you know, is a vocalized exercise. So it's like if you are singing. It's very simple. If you want, I can send you also the PDF with the music later. If you need it, maybe the teachers have this or something similar. The most important is not what we play, but how. Very important. You are muted. Francisco, do you mind to do it again? And sorry, can you tell me again what's the name of this exercise? This is from Vincent Chikovich. Okay, maybe some of our students have it, but it's better to repeat it. And please, if you play it again, I will. Of course. I would really be thankful. Okay, Francisco, can I ask you something? So you give a phenomenal example of how your perception of beauty and balance in what you do is. But you know, we should translate this for our students. And I have noticed, you know, I also was in the UIO, so I remember that first of all, you have to be able to be playing in tempo. Yes. And second of all, when you are doing something, it's extremely important that you are 100% with your ears around yourself. So do you want to open a little parenthesis about these two parameters? Because, you know, when you are a kid, once you have done it, you have solved it. But it's not really like that. Eh? So I give you like 5 minutes on this. Very good. About the tempo. It is not happening only to the little children. It is something that we all need to keep working, being conscious with passing years. But of course, when you are starting, you need to pay a bit more of attention because you are new, okay? But with the tempo, it is very important that you are sure rhythmically correct and keeping the tempo, not only if it is eighth notes, ta 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 ta, that you are not only playing ta ta ta, but maybe the tempo is going ta 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 ta. No, ta 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 ta. Exact. Tempo and rhythm, both things. First to yourself, to do exactly what the composer was writing when you are playing alone home. Now we will be some more months home, maybe the virtual class, but when everything is coming back to normality, we start meeting our friends, hopefully very soon. Then we have to be very exact, because then we have to play in a group. And to play in a group, if I play faster, my friend plays slower, the other friend is now faster and then slower, we cannot play together. And think that music is to be heard when we play alone and when we play in a group. And it is important to have the same criteria, the tempo, in this case, tempo, rhythm, to be together. Because music insieme, music is to be played together. Quindi giustamente io ho chiesto a Francisco che, di darci la possibilità di tradurvi uno degli aspetti, dei parametri più importanti di quelli che possiamo considerare
fondamentali per il raggiungimento della bellezza. E giustamente il discorso si è leggermente relativizzato, perché quando noi stiamo suonando la musica di qualcun altro e quel qualcun altro ha deciso che quella musica comporta un insieme di più persone, è fondamentale che noi nella bellezza introduciamo una cosa che equivale a poter comunicare, no? Questa cosa è il tempo, ragazzi. Quindi se uno di voi in un gruppo, immaginando che deve suonare in un gruppo o anche da solo, non ha un parametro del tempo costante, questo rappresenta un grande detrattore alla bellezza. Poi, al di là di tutto, la virtuosità, come tutti questi altri aspetti del suonare uno strumento musicale, ha veramente a che vedere con il riuscire a mantenere il tempo costante, quindi ha a che fare con il vostro immaginario. Se nel vostro immaginario quello spazietto che chiamiamo pulsazione o riferimento, diciamo di un quarto, non equivale a se stesso nel ripetersi, i valori all'interno di essi, quindi il ritmo, saranno completamente sballati. Questo è cercare una bellezza, quindi è bello riuscire a immaginare quando si studia, quando si esercita appunto la professione, una possibilità di condivisione. Ragazzi, a noi piacerebbe anche che voi interveniste, che voi faceste domande al nostro Francisco, diciamo ce l'abbiamo qua, spremiamolo. Francisco, I'm trying to ask them to interact with you as much as they can, because you know, we're already like 1 hour already passed, and I would like them to use this chance, because yeah, you play very well, you teach extremely well, you're inspiring, they have to bring something very personal. Please. Quindi ragazzi, per favore, io vi esorto a fare domande, fatevele anche un po' più profondamente, prendetevi il vostro tempo, come vedete noi stiamo procedendo molto lentamente, in modo che voi potete rielaborare le cose dentro di voi. Non abbiate paura, non mozzica, non morde il nostro Francisco, quindi se avete domande, fatene. Francisco, meanwhile you can go on with your lesson. Eh? I'm sure people will stand up all together. So, one question more about the tempo. Important. If you practice with a metronome, of course, but not only playing the instrument with a metronome, but it is also very important, il solfeggio. Okay? Il solfeggio, very exact, very in tempo, with the metronome and without the metronome. If you use a recording machine, we all have amazing mobile phones. They have a recording, you go there, click the recording, ta 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 ta, then you hear it, ta 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 ta. Okay, is it in tempo? Yes. Is it in tempo? No. I repeat it again. What did I do? Was I rushing? Was I a bit slower? So please take this into account. If we are not able to sing how we want, then with the instrument it is 20 times more difficult, because we need to produce the sound, press the valves, important, the valves, very relaxed, this hand is relaxed, that hand is relaxed, free like the body. So if you put it here, but not with the pressure, just relaxed, the fingers can move very easily. So remember, relax, but the tempo. And then with the metronome, we sync, so you divide the mental part and the instrumental part. And after, you put everything together. Okay, Francisco, I will translate. This is extremely important, yes, yes. I guess. It's maybe one of the most important. Quindi Francisco ci sta spiegando, ragazzi, che una cosa molto molto importante è il solfeggio, e lui lo ha tradotto in una maniera molto molto sottile per darvi un consiglio: se non potete cantarlo, non potrete mai suonarlo. Ma non è, lui non intende evidentemente cantarlo come farebbe un cantante famoso. Dentro di voi, se non potete immaginarlo ritmicamente, nel solfeggio corretto, nella pulsazione, quello che chiamiamo timing, molto ordinato, se non potete immaginarlo dentro di voi, non potrete mai realizzarlo sullo strumento. Perché? Perché lo strumento è fatto in maniera molto, molto più contorta, no?
ci sono i pulsanti e dovete essere rilassati, ci sono anche a sinistra, quindi due volte rilassati, poi dovete essere rilassati con il corpo, respirare, fare quante cose dovete fare per tradurre un canto che avete già dentro il cuore o dentro la vostra mente. Ed è per questo che per fare questo percorso molto semplice in fondo dovete iniziare con un'immaginazione molto 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 attenta. La vostra immaginazione deve aggrapparsi a due valori, la pulsazione e il ritmo. E ovviamente, inutile che ve lo sto a dire, la melodia, gli intervalli. Questa è una cosa che Francisco ci sta dicendo purtroppo verso la fine, ma come realizzazione di un discorso molto più complesso, perché lui giustamente lentamente entra nel dettaglio delle cose che contano. Questa è una di quelle che conta di più. Mi piacerebbe anche che interveniste, vi rinnovo l'invito, e che ma anche il professor De Iulis, che è il vostro insegnante amatissimo e amico, se vuole intervenire, se vuole appunto inserirsi, è benvenuto. Francisco, I'm trying to involve them and also their teacher. Eh? Thank you, please. Sì, sono contento perché tutte queste cose che ci ha detto, questi ottimi consigli, sono cose su cui io batto molto durante le lezioni, soprattutto negli esercizi del Cicovitz, per cercare un'emissione che sia senza scalini, diciamo, con un'emissione molto lineare e anche usando il metronomo. Volevo chiedere al maestro che cosa ne pensa di questo strumento, di questa sacca. Io faccio lavorare i ragazzi con questa sacca soffiando dentro il tubo e anche articolando con le dita le note di quello che suonano per creare un rilassamento di emissione e anche per migliorare l'articolazione delle note. Grazie. Okay, Francisco, he wants, he's very happy about all we are talking, and he would like to know whether you think it's positive and is useful, this kind of sack. Mi piace molto. In his class, with the kids that are then applying their finger on it. What do you think? Is that useful? Mi piace molto. I like it a lot. It is one of the things I like to use also, because you really feel that the air is going into, going out, and it is giving you this feeling of relax. I was speaking at the beginning, so you can do it without this, but sometimes it is very useful for the little children also to have something like this, or like this little tube with a ball which goes up and down, so they start visualizing. It is very useful, so they realize, they take consciousness. Okay. So I really like these kind of things. Quindi gli piace molto, Luca, perché lui appunto suggerisce il fatto che un ragazzo, un piccolo studente, un giovane studente possa cominciare a visualizzare quello che dovrebbe succedere poi nell'aria senza un riferimento visivo. Quindi lui suggerisce sia questo strumento che tu gli fai usare, sia un altro che è una specie di tubo con una pallina dentro che mi ricordo anche tu hai, no? Sì. Sì, quindi lui comunque apprezza, utilizza e invita i giovani a visualizzare in modo da sviluppare poi una misura a quello che non vedranno più, perché poi una volta che uno comincia a suonare non è che vede più l'aria, però è un ottimo metodo. Quindi abbiamo 8 minuti. Francisco, unfortunately and maybe luckily, time passed when you enjoyed, and we are really enjoying, so we blow already more than 1 hour. So if we consider we have the last 8 minutes, and we would like also to let our director or our teachers to speak, and also some of our colleagues and the youngest to get into the conversation, I would like to ask you personally, if you would have a pearl, the last diamond to share with this new generation of fellows, what would you suggest? What would you give them today? Every note is a diamond. Ok, quindi ragazzi, il suggerimento del professor Francisco è il seguente. Ogni nota è un diamante. Non fate mai che ogni nota diventi a modo suo un sasso e quell'altra è un calzino vecchio. Ogni nota è un diamante. Voi siete coloro che renderanno questi diamanti una collana, o meglio ancora un gioiello che dovete immaginare, una stella. Quindi date alla musica la traiettoria giusta, immaginandovela nella bellezza, non nell'essere appunto superficiali, perché quello è un vizio che poi per toglierlo ci vogliono anni di particolari, particolari introspezioni.
Francisco, please, if you want, you have 6 minutes, but you know, you gave us already much today. I'm so happy to see you. Me too. Yes, I always say that it is very important, every note, because in the last months, I have been practicing these vocalizations by Marco Bordoni. Do you know them? They are for the singers, but they were written for the trombone, for the trumpet. And I like them a lot because he's singing very beautiful melodies and he's always writing little appoggiaturas. And you know what happens? That sometimes in this, but it happens in other music also, but here is very clear. We start playing and then sometimes we are playing the appoggiatura very fast or it's not in tune or it's not sounding very beautiful because it is a short note. But no, every note, they are important. Even if they are very short, we have to keep in mind. Every note is a little star, a little diamond. Everyone is important. Beautiful. Okay. Intonation. This is what I can say. Exactly. Quindi, in altre parole, ogni nota, ogni piccola appoggiatura, e lui questi giorni sta studiando molto sul libro di melodie per allenarsi, ogni piccola nota, anche l'appoggiatura più piccola, quella che voi ignorereste, potrebbe diventare, come si dice, motivo di bellezza in proiezione, perché da una nota ne nasce un'altra. Quindi l'appoggiatura più piccola può essere l'inizio di una frase meravigliosa. Quindi se noi non curiamo quell'inizio microscopico, quella frase non nascerà, non si svilupperà. Ok, Francisco, we have the last 5 minutes. And, you know, I think you deserve us to give you a clap. Quindi un applauso a Francisco per salutarlo. Veramente, grazie infinite dal Liceo Musicale dell'Arte. Lascio la parola un minutino a Luca, un minutino alla preside e ci salutiamo in questo modo. Grazie, grazie Francisco, piacere di averti conosciuto. Credo sarà stata un'esperienza bellissima. Nelle prossime lezioni approfondirò tutti questi argomenti che tu hai trattato e sicuramente trarremo un grande giovamento da questa lezione. Grazie di nuovo. I hope so. It was really nice to meet you all. And I really hope that this is working for you, that you feel motivation, that you are looking for a beautiful sound, that you play together with your friends as soon as we can go out. So you please, please keep practicing, keep moving on, and be ready for the time when we are able to go out of the houses, go together, play concerts for your family, for your friends in your town, enjoy it together. So please be ready, use this time, and then just enjoy with music. It is a very beautiful art. I am a passionate of the music, so please, please, with the heart. Quindi ragazzi, avete capito molto bene, no? Dovete usare questo momento in cui siamo chiusi in casa, che è praticamente anche un'occasione, per prepararvi a quando finirà il lockdown e potrete suonare con i vostri amici tutti insieme. Francisco ci dice questo, studiate tanto adesso, così poi potete suonare tanto. Davvero. E adesso lasciamo la parola alla preside che magari ci chiude la sessione. Grazie Francisco. Francisco, grazie, davvero, grazie. Che cosa ho imparato io? Ho imparato che c'è un godimento nello studio, che va trovata la bellezza dello studio, anche la bellezza del tempo in cui stiamo vivendo. E quindi cerchiamo di trovare insieme, come ci dice Francisco, i piccoli diamanti e la nostra ricchezza oggi. Mi viene da ricordare una cosa, che il grande maestro, che è papà anche di questo incontro, perché è colui che ha fondato l'Euio, che non voleva essere chiamato maestro, ma diceva chiamatemi Claudio. È vero, è vero. Lui amava la montagna, amava il silenzio e amava l'ascolto. Ecco, all'Aquila noi siamo circondati da montagne, la provincia dell'Aquila è piena di montagne.
In questo momento viviamo spesso il silenzio, quando non ci sono i nostri compagni, le nostre compagne, i nostri maestri e stiamo da soli in casa. Ecco, mi unisco a Francisco. Accogliamo questo silenzio, andiamo a scoprire i nostri tesori e poi tra queste montagne, Francisco, ti aspettiamo per andare a passeggiare insieme pensando a Claudio e per suonare insieme. Grazie. Grazie, Presidente. Grazie. Ok, Francisco, è stato Grazie. Molto bello anche per me, quindi non possiamo far altro che salutarci aspettandoci di poterti ospitare in presenza e farti vedere quanto è anche molto bello il nostro liceo, come crescerà.